Benvenuti sul canale di Young Platform, il canale pensato per i neofiti curiosi del mondo delle criptovalute e della blockchain. Siccome il problema della volatilità delle cripto è molto rilevante, c'è stato molto dibattito su come affrontarlo e la risposta per molti sono le stablecoin. Queste sono monete molto sofisticate e complesse da gestire, non solo per aspetti tecnologici e legali, ma soprattutto per motivi pratici, che consistono principalmente nel determinare quali sono i legami economici che garantiscono il risultato della stabilità. Di stablecoin ne esistono due tipi. Il primo sono quelle legate ad una valuta, ad esempio il dollaro, o ad un bene fisico, ad esempio il petrolio. Nel secondo tipo, invece, ricercano la stabilità da un algoritmo, o informatico o matematico. Nel secondo tipo, ottengono, o meglio vorrebbero ottenere, la stabilità da un algoritmo. Tralascerei queste ultime in primis perché richiederebbero un discorso a parte, poco idoneo con il percorso che stiamo facendo con queste piccole riflessioni. In secondo luogo perché sono più un'aspirazione che una realtà. È chiaro che nel caso delle monete legate al dollaro, le più diffuse, bisogna controllare. Come prima cosa, che davvero ci siano i dollari che gli emittenti dichiarano di aver messo come sottostante all'emissione di queste monete. Come seconda cosa, bisogna passare dal semplice controllo del dominio online a un controllo quasi fisico. Come terza cosa, bisogna effettuare due diligence ripetute nel tempo nei confronti degli emittenti garanti di questa stablecoin. Quindi diciamocelo pure in tutta franchezza, sicuramente non una cosa accessibile al singolo, ma piuttosto a strutture organizzate o statali o imprenditoriali. Sempre rimanendo nel tema della prima tipologia di stablecoin, ad esempio quelle legate ad un bene fisico invece, bisogna controllare non solo il fatto che questo bene fisico esista realmente come sottostante, ma bisogna calcolare anche i rischi legati al valore del bene, le cui quotazioni possono variare nel tempo in modo molto significativo. Però diciamocelo, che cosa serve un coin che copia il dollaro e vive su una blockchain, quando il dollaro funziona benissimo anche nel contesto di moneta elettronica? La risposta sta nello spirito iniziale del Bitcoin: eliminare le banche e gli intermediari di qualsiasi tipo. Perché eliminare gli intermediari non significa solo eliminare i loro costi e le loro inefficienze, ma anche avere della tecnologia, ovvero delle monete, che hanno la caratteristica di poter funzionare sempre o di poter funzionare in contesti imprevedibili. Il settore in cui le inefficienze degli intermediari sono al massimo è quello dei pagamenti in luoghi lontani, con orari degli intermediari non compatibili tra di loro e tempi di esecuzione molto molto lunghi. In rete, infatti, è pieno di mille casi di viaggiatori che lamentano costi eccessivi e poca sicurezza nei pagamenti in luoghi lontani. La necessità di avere un sistema di pagamento più affidabile e più veloce non arriva solo dai singoli viaggiatori, ma entra in campo anche un colosso economico mondiale come la Cina, che ha orari scomodissimi con il sistema finanziario europeo e anglosassone. Anche questo capitolo delle stablecoin l'abbiamo chiuso. Io spero che queste puntate vi stiano piacendo e che vi siano d'aiuto nel comprendere sempre meglio questo vastissimo mondo delle criptovalute e della blockchain. Vi invito a guardare le puntate precedenti e continuare a seguire questa serie, perché nelle prossime puntate affronteremo temi sempre più interessanti. Nel frattempo vi chiederei di iscrivervi al canale, condividere questo contenuto sulle vostre pagine social e ci vediamo alla prossima. Ciao!